Non potevamo iniziare meglio questa 13ª edizione della Festa del Cinema di Roma con Laura De Licoli, come stai? Eccoci bene, direi. Allora, come stai vivendo questa tua prima edizione della Festa del Cinema di Roma alla guida di Fondazione Cinema per Roma? Che effetto ti fa? Ma guarda, direi che mi dà un senso di, più che di emozione, di orgoglio, perché tu sai quanto io sia impegnata per il cinema, l'ho fatto fino ad oggi da tanti anni, a parte le cronache, il lavoro quotidiano con il sindacato dei giornalisti cinema e Nastri d'Argento, ma questa è un'altra cosa perché è qualcosa che riguarda la mia città. Giustamente. A proposito della tua città, mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto in conferenza stampa. Questa è una festa internazionale per una città raffinata e popolare come Roma. Commentiamo insieme questa bellissima frase. Guarda, direi una festa che è raffinata e colta, perché speriamo di avere questo pubblico, però è anche una festa, deve essere popolare. Allora io ho detto pop, perché pop è qualcosa di più, no? C'è qualcosa dentro che... Sono entusiasta di questa parola, posso dirlo, non dovrei, sono entusiasta, viva il pop! Ma viva il pop, perché alla fine questa è una festa per il pubblico, una festa per la città. Pensa se riusciremo a trascinare al cinema, dopo la festa, qualcuno che riscopre il gusto di andare al cinema. E poi, guarda, il programma di Antonio Monda e dei suoi selezionatori è un programma, come dicevo, colto e raffinato, giustamente internazionale, perché Roma è una città internazionale, vogliamo dirlo. Diciamolo. Quindi la festa deve avere un senso anche aperto un po' a scoprire il cinema degli altri e a portarlo qui. È un po' come scoprire il gusto degli altri, no? Entriamo un po' nello specifico, appunto, del filo conduttore, il filo rosso, appunto, di questa edizione. Memoria, donne, noir... Memoria, donne e noir, il noir da stasera, perché è stata la linea che hanno scelto per giocare anche sulla memoria. Poi memoria nel senso invece importante, le preaperture che sono state dedicate al tema dell'anniversario intanto del ghetto di Roma, quindi il rastrellamento, e poi invece anche gli 80 anni delle leggi razziali. Ci è sembrato giusto il 16, quindi fare una preapertura proprio nella giornata di questa brutta ferita che non si rimargina, di fare un omaggio proprio a una memoria così importante ancora viva. E poi che altro? Le donne sono una parte importante di questa festa, primo perché ci sono 12 registe, poi oltre alle registe dobbiamo calcolare le storie delle donne, il protagonismo e naturalmente le attrici. Ci saranno tantissime attrici italiane, ma devo dire che già domani Cate Blanchett sarà qui. E, insomma, le regaliamo, lei ci regala un bellissimo red carpet, però le regaliamo un protagonismo anche interessante, farà un incontro. Poi, per esempio, pensa ai modelli delle donne. Allora, Cate Blanchett, con quello che rappresenta non solo di qualità ma di impegno sul fronte delle donne, e poi Sigourney Weaver, insomma, è sempre il capitano Ripley di Alien, ma non solo. E poi veramente Isabelle Huppert, perché torniamo dall'America all'Europa, una grandissima attrice, insomma, un omaggio meraviglioso con il premio alla carriera. Laura, grazie mille per aver condiviso con noi alcune delle tematiche, appunto, di questa sorprendente e ricca edizione della Festa del Cinema di Roma. Buon lavoro e buona festa. Laura De Licoli. Grazie, posso dire buon lavoro a voi. Grazie. E attraverso te, grazie a Rai Cinema, alla Rai, a Rai Movie soprattutto, perché Rai Cinema ha dei film, ma Rai Movie ci segue, il nostro partner, e quindi vi ringraziamo tanto da oggi sempre insieme fino al 29. È un piacere. Laura De Licoli, buon red carpet. Grazie, grazie a voi.